Ciocri si aggiudica il derby sul campo della Bovalinese e la rincorsa alla matematica promozione in Serie D. Nonostante una buona prova dei ragazzi di Criniti, la capolista si impone con un secco 2-0 fuori casa. Passano solo 2 minuti del primo tempo e il gol per il Locri viene timbrato da Catania, bravo a liberarsi su assist di Romero. La squadra di casa protesta per un contatto in area su Tirera con l'arbitro che ha ordinato di proseguire, mentre arriva anche il legno di Scutri con un tiro dalla media distanza. Nel finale, oltre al rosso per doppia ammonizione per Aquino, arriva la marcatura e il gol di Carella al 19° del secondo tempo che tira in porta sugli sviluppi di un corner. Per il Locri è il 9° colpo in trasferta, la 17ª vittoria complessiva per questa straordinaria stagione.